Carissimi amici di Sottoporta Show, ben ritrovati dal vostro Raffaele Russomando in conduzione, qui a Radio No Frontiere. Siamo in collegamento con il buon Ciro Gaipa di Napoli Calcio News, vice direttore di questa prestigiosa testata, per parlare del fantacalcio, argomento tanto caro a noi amanti del football. E chiaramente vi presento l'ospite. Ciao Ciro, ben ritrovato con noi. Ciao Raffaele, un saluto a tutti i radioascoltatori. Siamo pronti a partire nuovamente per un'altra fantastica giornata di campionato. Stasera si riparte. Si riparte nonostante la nebbia, siamo sicuri? Sì, io C'è penso che questo alla piccolo fine, dubbio. insomma, si giocherà tranquillamente. Eh beh, qualora non si dovesse ripartire, poco male, però comunque sia, mercato ormai concluso e ora finalmente si parlerà di calcio giocato, polemiche messe sempre inerente al mercato, per fortuna da parte, e ora palla al centro e vedremo che cosa accadrà nel corso dei mesi successivi. Allora, con No, ma speciale. a Dici, proposito, dici. vabbè, ma ripartire con la rubrica, no? Visto Certo. che ci troviamo a proposito del mercato, che si è chiuso i battenti, il mercato ovviamente che poi consente alle squadre di avere i calciatori a disposizione da schierare in campo anche per tutti i fatti allenatori. C'è Certo. una piccola curiosità che riguarda un calciatore che gioca in Serie B attualmente, ma che l'anno prossimo giocherà in Serie A, e che è Mazzitelli del Brescia, che è stato acquistato dal Sassuolo per 3 milioni e mezzo di euro, calciatore di proprietà della Roma, giocava in prestito a Brescia. Ed è stato acquistato dal Sassuolo per 3 milioni e mezzo di euro. Pensa, Raffaele, che il calciatore ha rischiato di non firmare con il Sassuolo perché ieri sera era al cinema. Quindi, No, ma non ci praticamente, posso credere, davvero fai? il direttore sportivo del Sassuolo, Angelotti, ha provato a chiamare il calciatore, ma non rispondeva, giustamente perché era al cinema. Tra l'altro, a vedere l'uomo figli di capo, da quello che mi È risulta. bello lungo, fra l'altro. È molto lungo e quindi ti giuro, insomma, che è successa davvero questa cosa. È una piccola curiosità di mercato. Alla fine il calciatore è riuscito a firmare con Sassuolo, ma la Roma non è riuscita ad ottenere il diritto di recompra. Quindi, insomma, il calciatore andrà a Sassuolo l'anno prossimo. Sta facendo un grande campionato in B col Brescia, un ragazzo molto interessante, centrocampista molto molto giovane. Quindi, questa piccola curiosità, anche il cinema a volte impedisce le trattative di mercato. Sappiamo anche questo. Beh, perfetto, quindi le durate delle trattative come il film di DiCaprio, ecco. Poi sapremo se sono trattative da Oscar, più avanti. Questo pure lo scopriremo in futuro. Assolutamente. Allora, Ciro, speciale fantacalcio, di cosa parliamo? Hai detto, si comincia stasera, nebbia permettendo, Sassuolo-Roma. Sassuolo-Roma, sì, grande anticipo secondo me tra due squadre che possono secondo me offrire un grande spettacolo. Il Sassuolo sta disputando un campionato importantissimo, di Francesco sappiamo che è un allenatore molto preparato, e anche nonostante insomma il Sassuolo abbia perso Floro Flores, che ha firmato ieri con il Chievo, comunque ha un parco offensivo decisamente di grande livello, e anche questa sera dovrebbero insomma giocare Berardi, Falcinelli e Santone, che sembra insomma più o meno il tridente consolidato in questo periodo in casa Sassuolo, con alternative di grande livello come De Frel e lo stesso Trotta, che è stato acquistato dall'Avellino proprio in questa sessione di mercato. Quindi sicuramente il reparto offensivo della squadra di Francesco potrebbe mettere in serie difficoltà la difesa della Roma, che sappiamo non essere in un grande periodo. Spalletti sta provando varie soluzioni tattiche, questa sera E dovrebbe anche qualche schierare. fogliettino. Sì, stasera dovrebbe schierare. Sì, infatti sì, stasera dovrebbe schierare il 4-3-3, quindi abolita la difesa 3 almeno per stasera, con uno schieramento di nuovo a 4 con Maicon e Zukanovic da esterni, Rudiger e De Rossi centrali. Queste sono le ultime indiscrezioni che arrivano in casa Roma. Poi non ci sarà Dzeko, e quindi il tridente offensivo sarà composto da Salah, il Shaarawy e il giovane Sadiq, che quindi avrà l'occasione di mettersi nuovamente in mostra. Quindi secondo me è una partita molto interessante tra due squadre che giocano a specchio, quindi 4-3-3 a confronto con il Sassuolo, che ovviamente giocando in casa, secondo me è anche favorito, nel senso che vedo una squadra che non sta probabilmente ottenendo dei risultati importantissimi nell'ultimissimo periodo, però è sempre lì il Sassuolo, una squadra che mette in difficoltà tutti e che secondo me lotterà fino alla fine anche per un posto in Europa League. Quindi la Roma deve stare attenta, la vittoria col Frosinone non deve ingannare, secondo me, proprio perché la Roma non è ancora guarita, fondamentalmente è una squadra ancora in costruzione. Spalletti
fondamentalmente allenata neanche un mese, quindi potrebbero esserci delle difficoltà anche stasera a Reggio Emilia con una squadra che invece gioca a memoria da 3 anni praticamente, quindi occhio a Sassuolo che potrebbe mettere in serie difficoltà la Roma. Quindi schiereresti? Allora, schiererei sicuramente il Sharawi, nel senso che se qualcuno l'avesse già acquistato potrebbe rischiarlo, è un calciatore che ha fatto molto bene col Frosinone, ha segnato anche un bellissimo gol di tacco e bisogna dargli fiducia perché poi è un calciatore che ha segnato e che quindi diciamo in un momento positivo potrebbe ancora nuovamente confermarsi, quindi della Roma scelgo senza alcun dubbio lui, mentre per quanto riguarda il Sassuolo vedo in un buon periodo Berardi che ha già segnato sabato con l'Atalanta e è arrivato anche il momento insomma che si stocchi, sta facendo forse un meno rispetto alle aspettative e quindi diciamo Berardi potrebbe essere la soluzione effettiva da scegliere questa sera. Ok, quindi primo anticipo possiamo ecco già archiviarlo e ci buttiamo sul mercoledì che non è di Champions perché di solito è un mercoledì di Champions ma è di campionato. Sì, un mercoledì ricco davvero di campionato con tantissime partite, in pratica giocheranno tutte le altre squadre impegnate in questo turno infrasettimanale a partire dall'anticipo, quello delle 18:30 tra Frosinone e Bologna, uno scontro salvezza per la squadra di Stellone che non ha altri risultati a disposizione se non la vittoria. E poi match delle 20:45 dove insomma ci sono tutte partite molto interessanti, credo che la squadra con l'impegno un pochino più ostico possa essere proprio il Napoli che giocherà a Roma con la Lazio. Per il resto insomma l'Inter ospiterà in casa il Chievo, la Fiorentina ospiterà in casa il Cagliari, la Juventus ospiterà in casa il Genova, quindi sono tutte partite sulla carta abbastanza semplici per queste squadre, per quelle di casa, però abbiamo visto come la Serie A può riservare tante sorprese, chissà se la Juventus riuscirà a fare la 13ª vittoria consecutiva in campionato, il Genova è una di quelle squadre che però ad esempio è riuscita a mettere in difficoltà i passati bianconeri, ricordo proprio in un turno infrasettimanale vinse addirittura 1-0 con gli Antonini, quindi sarà una partita molto molto interessante anche questa, e il Juventus Genova ad esempio è una gara in cui ci sono tanti calciatori da schierare, nella Juve direi senza alcun dubbio Pogba, Alexandro, Morata e Dybala, proprio a occhi chiusi sono i 4 calciatori che mi vengono in mente così diciamo senza pensarci troppo, e Alexandro in difesa è stato secondo me un affare incredibile, la Juve si ritroverà per i prossimi anni un grande terzino sinistro, e Pogba è in un momento di grande spolvero, abbiamo visto tutti quello che ha fatto col Chievo, e poi Morata e Dybala, una delle coppie in questo momento più forti del campionato, dopo ovviamente Higuaín e Insigne, perché poi non ci dimentichiamo che ne parlavamo proprio ieri a Sottoporta, che Higuaín e Insigne insomma in questo momento sono forti calciatori più in forma di questo campionato. Esattamente. E quindi ci spostiamo sul Lazio Napoli proprio perché abbiamo parlato di questi due calciatori, io ovviamente sarei anche su Hamsik e Callejón che sono in un gran momento, soprattutto l'attaccante spagnolo che sembra essersi anche sbloccato, e quindi questa potrebbe essere una buona notizia per tutti i fans allenatori che hanno scommesso anche parecchi crediti su Callejón all'inizio stagione. Mentre nella Lazio insomma difficilmente riesco a fare un nome se non. Beh, Lazio in cerottata fra l'altro, quindi. Sì, assolutamente, decimata, l'unico nome che mi viene in mente è quello di Candreva che a centrocampo può fare sempre la differenza in un fantacalcio, punizioni, rigori, insomma bonus, assist, è un calciatore sicuramente sempre molto esplosivo anche se non sta disputando assolutamente una grande stagione. Spostiamoci su un'altra partita secondo me molto interessante che è quella del Barbera tra Palermo e Milan. Questo è molto interessante. Sì, è vero, il Milan è in fiducia, ha vinto il derby, sta bene, potrebbe anche insomma dare continuità a questo periodo positivo, visto che comunque il terzo posto dista 6 punti, che non sono tantissimi, certo non ha forse l'organico per competere fino alla fine, cosa che mi ha oggi però con l'entusiasmo, con la fiducia e soprattutto con un sistema tattico che sembra sposarsi bene con le caratteristiche dei calciatori a disposizione di Mihajlovic, cioè questo 4-4-2 potrebbe riservare delle sorprese interessanti anche in vista appunto di un piazzamento Champions, quindi il Milan sicuramente giocherà una partita decisiva per il suo campionato perché vincere a Palermo vorrebbe dire mettere anche fiato sul collo alle altre, quindi insomma per quanto riguarda il Milan mi sembra inevitabile puntare, lo avevamo già fatto nel derby e infatti ci ha dato ragione, puntare su Carlos Bacca che è un calciatore insomma abbastanza decisivo, l'abbiamo capito, molto, difficilmente si perdona, quindi insomma
stiamo parlando di un calciatore che ha realizzato 11 reti tirando 20 volte nello specchio della porta, quindi è una media impressionante. Una media davvero impressionante per il colombiano, che è assolutamente un calciatore da schierare. Ovviamente Bonaventura a centrocampo resta un calciatore, insomma, da schierare senza proprio alcun dubbio, mentre nel Palermo insomma ci sono diversi calciatori che potrebbero essere interessanti, perché comunque insomma il Milan sappiamo non ha una difesa così solida, no. Certo nel derby non ha preso gol, però non è ancora secondo me una difesa all'altezza del Milan, e quindi io un tentativo su basket lo farei. Insomma, Franco un basket calciatore che potrebbe mettere seriamente in difficoltà la retroguardia rossonera. Questo per quanto riguarda Palermo-Milan. E poi peraltro c'è anche il grande ex Gilardino, ecco. È vero, è stupendo. Bene, Gilardino col denti avvelenato sicuramente potrebbe essere decisivo anche lui. Spostiamoci su un'altra partita che secondo me da brividi, cioè Inter Chievo, perché è un match assolutamente interessante per la classifica dell'Inter, ma anche c'è un doppio psicodramma fra l'altro, Ciro, perché il Chievo viene dalle 4 sberle con la Juve e l'Inter dalle 3 nel derby. Sì, mi verrebbe da dire la partita 0-0, visto che c'è il Chievo di mezzo, però però l'Inter non può permettersi in casa un altro passo a mio avviso, e per tutti quei fantallenatori che hanno puntato sull'Inter quest'anno, ci sono dei calciatori che non stanno rendendo, tipo Icardi, che sta veramente deludendo tutti quest'anno, ha sbagliato anche il rigore del derby, ed è un calciatore che secondo me proprio con il Chievo potrebbe sbloccarsi, quindi io credo che Icardi sia da schierare, cioè chi ha Icardi in attacco non deve pensarci su due volte, lo deve schierare, perché potrebbe davvero sbloccarsi una partita ideale secondo me per lui. Occhio sempre anche a Eder, che è il vice capocannoniere della Serie A, non ci dimentichiamo, assolutamente, e ha avuto un impatto nel derby non positivo, ma era arrivato da pochissimo, insomma non si può neanche pretendere secondo me da un calciatore che ha dimostrato nella prima parte di stagione di essere in grado di segnare e di farlo in tutti i modi. Nel Chievo potrebbe esserci il debutto di Floro Flores, che ha firmato ieri ed è la punta, diciamo, che sostituirà Paloschi, quindi probabilmente non sarà schierato dal primissimo minuto, però potrebbe entrare la partita in corso, e sappiamo che Floro Flores potrebbe far male in qualsiasi momento. Tra l'altro proprio a San Siro con l'Inter spero un grande gol in sforbiciata qualche giornata fa col Sassuolo, quindi un calciatore che potrebbe anche essere schierato da qualche tanto allenatore che ha qualche emergenza in attacco. Floro Flores potrebbe essere una scommessa interessante, quindi ripetiamo, Eder e Icardi da una parte e Floro Flores solo in quanto scommessa dall'altra. Passiamo invece a Fiorentina Carpi, che è un'altra partita secondo me molto interessante. Qui ci sono tanti calciatori della Fiorentina secondo me da poter schierare, da Borja Valero a Bernardeschi, che a centrocampo fanno sempre la differenza. Sì. Passando per Ilicic e Kalinic, che sono chiaramente insomma le punte di diamante di Paolo Sousa, la Fiorentina che non sta vivendo un periodo magari positivissimo, però potrebbe in casa contro il Carpi tornare alla vittoria, quindi sono tutti calciatori assolutamente da schierare. Io ad esempio nel mio fantacalcio i tre calciatori della Fiorentina li ho schierati tutti, cioè Vecino, Borja Valero e Kalinic, questo insomma per far capire anche a tutti i nostri ascoltatori che punto moltissimo su questa partita, proprio perché in casa contro il Carpi i viola devono assolutamente tornare alla vittoria se vogliono continuare a seguire il sogno Champions. Mentre per quanto riguarda il Carpi, se dovessi scegliere un giocatore, fare una scommessa, questa sera insomma io punterei su Bakou, che comunque Jerry Bakou, sì, che è l'attaccante che ha l'arduo compito di sostituire comunque Marco Borriello, che aveva fatto molto bene nella prima parte di stagione a Carpi, e quindi i suoi gol potrebbero servire per la salvezza. Il Carpi comunque se la giocherà fino alla fine in questo momento con la Sampdoria, che è la squadra più vicina in classifica, sì. E insomma sarà interessante questa lotta. Sampdoria che a sua volta ospiterà il Torino, e qui tutti i fantallenatori stanno chiedendo: ma Quagliarella lo dobbiamo schierare? Subito da grande ex, Quagliarella va schierato assolutamente, certo. Avrà un solo allenamento nelle gambe, cioè quello di oggi. Io credo che Montella lo farà debuttare, se non dal primo minuto, a partita in corso, ed è un calciatore da schierare, perché automaticamente quando Quagliarella gioca contro un'ex squadra il gol sembra è quotato basso. Sì, assolutamente. Poi ti dico anche che la coppia Quagliarella Cassano non è che mi dispiace tanto, cioè io sarei con la testa. Assolutamente, è una bella coppia per una squadra come la Sampdoria. Assolutamente, la Sampdoria ha cambiato tantissimo, il presidente Ferrero aveva dichiarato prima di questo mercato di gennaio che non avrebbe venduto nessuno.
invece passaggi invece parola. smobilitazione totale. Assolutamente, rivoluzione totale, però insomma non è neanche detto che la Samp sia uscita così indebolita, sono arrivati comunque giocatori importanti, in difesa come Ranocchi e Totò, sono arrivati comunque Alvarez in attacco, è arrivato Quagliarella che è un attaccante di grande esperienza, sostituire Nero non è facile, lo sappiamo, però io credo insomma che bisogna dare un po' di fiducia a Montella, che è un allenatore in grado di poter cambiare assolutamente le sorti di una squadra, e Sampdoria Torino una bellissima partita, una partita secondo me insomma da cuori forti, quindi a parte Quagliarella dall'altra parte c'è Cucurino Immobile, che è un attaccante da schierare assolutamente, viene da due gare insomma in cui è rimasto a secco, però il suo impatto è stato comunque importante, quindi è un calciatore che può fare sempre la differenza, quindi va schierato assolutamente, soprattutto contro una difesa molto fragile come quella della Sampdoria. Vero, poi c'è anche Maxi Lopez, ecco, sempre tornando in tema ex, però chissà se giocherà. Il Torino proprio ieri ha bloccato le cessioni di Maxi Lopez e Amauri, che sembravano molto scontate, proprio perché avendo ceduto anche Quagliarella insomma non poteva privarsi di altri attaccanti, insomma Ventura, quindi ha detto una partita molto molto bella, interessante, spettacolare, secondo me anche con parecchi gol, quindi aspettiamoci un bellissimo match. Per concludere insomma parliamo di una partita che potrebbe essere sulla carta diciamo una partita di due squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato, però insomma sono due squadre che secondo me stanno disputando due stagioni completamente diverse, sto parlando di Empoli Udinese, perché comunque abbiamo da una parte l'Empoli che sta facendo molto molto bene, anche se l'ultima a Napoli non è andata invece aggiungiamo per però fortuna, dai, vabbè, insomma noi sappiamo che in questo momento il Napoli è ingiocabile, quindi insomma l'Empoli probabilmente tornerà nella sua dimensione ospitando in casa l'Udinese, sarà una partita anche con tanti ex, una partita molto interessante, lo stesso Zielinski che è in prestito dall'Udinese all'Empoli, che sta facendo molto molto bene e che a me personalmente non è neanche dispiaciuto a San Paolo, e poi insomma ci sono altri calciatori tra cui Saponara, che ovviamente insomma va schierato sempre, Maccalone che è l'attaccante di riferimento dell'Empoli, mentre per quanto riguarda l'Udinese occhio sempre a quel Duvan Zapata che è tornato, però ancora non ha dimostrato tutto il suo valore, quindi deve entrare in forma, lo sappiamo, non è facile, però questa potrebbe essere la partita giusta anche per Zapata, quindi in assoluto Saponara e Zapata sono i due calciatori secondo me da schierare in questa partita. Perfetto, sono terminate, no? Immagino le partite, Ciro. Sì, ne abbiamo miscelate tante. Tutte quante, diciamo, buona parte comunque. Sì, praticamente tutte. Quindi ricapitoliamo, nella tua top, ecco, degli schierabili, schiereresti? Allora, nella mia top in assoluto io punterei sicuramente su uno dei calciatori della Fiorentina, perché in casa col Carpi bisogna assolutamente schierarne almeno uno, quindi in assoluto ti dico puntare su Kalinic, che non segna da parecchie giornate, punterei anche sui Cardi di Inter Chievo, quindi Kalinic, Cardi, e completerei diciamo il mio tridente offensivo con il grande ex di questo turno settimanale, Fabio Quagliarella, quindi insomma questi sono tre calciatori sui quali puntare, fermo restando ovviamente che non ti ho nominato i mostri, cioè no, ma questi insomma sono calciatori talmente forti che magari non tutti si possono permettere anche al fantacalcio, quindi non solo per la realtà ma anche al fantacalcio, diciamo questo è il tridente di riserva, ecco, Kalinic, Cardi, Quagliarella, poi diciamo dobbiamo fare dei nomi importanti, facciamo Insigne, Guain, Morata, Dybala, di questi quattro già sceglierne tre sarà un'ardua impresa. Verissimo, sono pienamente d'accordo con te, diciamo i mostri sacri di per sé andrebbero schierati, però tu hai dato anche delle valide alternative a questi grandi giocatori e noi ce le segniamo. Nel frattempo noi invece ci risentiremo dal vivo venerdì per una nuova puntata di Sottoporta Show. Caro Ciro, io ti ringrazio per la tua disponibilità e ringrazio chiaramente anche la tua redazione per tutto. Se vuoi fare dei saluti te li lascio fare. Sì, assolutamente, saluto tutta la redazione di NapoliCalcioNews.it che anche ieri ha lavorato in maniera costante tutta la giornata sul calciomercato e che segue ovviamente le probabili informazioni del fantacalcio in tempo reale, quindi seguiteci e Raffaele io ti ringrazio, poi ci vediamo venerdì dal vivo e un saluto a tutti gli altri appuntatori. Grazie Ciro, alla prossima.